Ciao, una nuova settimana. Ti auguro una buona settimana e un lavoro conveniente. Qual è il tuo segno oggi? Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 13 dicembre 2021. Oroscopo Bilancia. Patti chiari, amicizia lunga. Nervosi con il partner e con i figli, il vostro piccolo mondo sembra sgretolarsi, loro vi tengono il muso e voi vi sentite subito svuotati, come la bimba del racconto di Victor Hugo persa nel bosco in preda a una paura enorme e vischiosa, inghiottitrice come il ventre della balena. Esagerati, ma voi siete fatti così, tutto sentimento, cuore e basta un minimo disequilibrio, un piede in fallo, per farvi sentire in pericolo. Subito un discorsetto chiarificatore con il partner, guardandovi negli occhi, non saranno le parole a chiarire ma il suo sguardo, da quello capirete se vi dice o no la verità. Patti chiari, amicizia lunga anche con i figli, soprattutto gli adolescenti che disattendono le regole, il loro atteggiamento vi preoccupa ma cercate di rimanere calmi, se vi vedono in difficoltà potrebbero approfittare della vostra fragilità, oppure sentirsi a loro volta non sostenuti. In fondo, anche se vi contestano apertamente, siete e rimarrete i loro punti di riferimento. Un momento di fortuna e di felicità tanto più intensi quanto più si è disposti a mettersi in gioco e ad agire. Nuovi progetti, nuove ambizioni, nuove opportunità. Buone occasioni per incontri nuovi e interessanti e per la nascita di coppie molto affiatate. Oggi Mercurio favorisce la ripresa di contatti. Potreste pensare anche di chiamare qualcuno che non vedete da tempo o con cui i rapporti sono cessati bruscamente. Magari è l'occasione giusta per chiarirsi definitivamente. Oggi non vi conviene mettervi di traverso a una persona a voi cara che sta cercando solo di fare i vostri interessi in fondo. Rischiate di far franare un'intesa. Marte vi garantirà per oggi sufficiente energia e sarà, almeno nella prima parte, una giornata molto intensa. Qualche nuvola potrebbe offuscare il tardo pomeriggio ma nulla di serio e compromettente. Fate tutto con cura oggi curando di non farlo oltre le vostre forze. Anche se chi vi sta vicino pretende molto da voi sarà bene non oltrepassare il limite oltre il quale le vostre forze potrebbero venire meno. Oggi potreste avere l'attenzione di una persona cara che si rivelerà premurosa e vi verrà incontro su molte cose. Solo non esagerate e non approfittatene. I pianeti vi vogliono più flessibili e, soprattutto, meno intransigenti, in questo periodo potreste scoprire che avete allontanato molte persone con i vostri modi di fare. Non fatevi scalfire dai pettegolezzi e dalle critiche che oggi pioveranno sul vostro conto, guardatevi anche nel confidare le vostre cose a persone inaffidabili o di cui non siate certi della loro proverbiale sincerità. Meglio tacere in alcune circostanze. Alcune ombre si addenseranno nella giornata odierna sui nati di venerdì. Per gli altri non ci saranno particolari novità soprattutto in fatto di amicizia e rapporti con il partner. Ogni giorno è una nuova sfida, ma oggi ne dovrete affrontare una molto delicata dalla quale può dipendere una buona parte del vostro futuro. Vi godete i transiti di Giove e Saturno ancora in ottimo rapporto col vostro segno. Circostanza che vi dona una giornata all'insegna del buon umore. Sollecitati i piaceri di tutti i tipi a rinfrancare l'animo. Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dicano. Ogni volta che affrontate certi argomenti, non si sa come. Vi impappinate e non riuscite ad esprimere appieno il concetto che vorreste. Questo avviene perché non siete molto sicuri di quello che dite. Difatti, vi capita di elaborare dei pensieri compiuti, che però non hanno riscontri con la realtà, quindi finite per autoconvincervi di cose che forse non hanno fondamento. Dovreste prima verificare le vostre opinioni. Luna malmostosa all'opposizione. Segno che con la vostra dolce metà oggi le cose non girano come vorreste. Proprio voi, fan dell'amore di della coppia pappa e ciccia, ma anche per i principi e le principesse ogni tanto arriva la giornata no. Tranquillizzante ma non divertente Saturno che dall'acquario la sostiene con un sestile, regalando a voi un cuore fin troppo pacato, battito lento e lunghi e meditativi silenzi.
amore ed eros. Due punti sentimenti solidi e profondi, ma oggi non sono la priorità. Se ci sono li date per scontati, se mancano preferite occuparvi d'altro, delle vostre passioni per esempio o, se ne avete, dei vostri ragazzi che hanno sempre bisogno del vostro tenero supporto, ma quando occorre anche di una bella sgridata. Sesso trasgressivo, sembrate acque chete, ma nel letto ne diventate un altro. Colpa o merito del partner che sa come attizzarvi, purtroppo però non vi accende solo tra le lenzuola. Ogni volta che le opinioni divergono tra di voi si apre una discussione che minaccia di allontanarvi. Farete un viaggio insieme alla persona amata? Mercurio e Sole nel Sagittario favoriscono i vostri spostamenti. Ma come affrontate e vivete i viaggi, voi amici della Bilancia? Anche gli spostamenti più brevi riflettono un contenuto estetico, di approdo verso il bello. La Bilancia è dotata di un buon istinto verso la scoperta della bellezza e della novità. In Europa il Consiglio degli Astri va alle città fiamminghe, maestre dell'espressione pittorica dove molto sentita è l'apertura mentale e sociale, Amsterdam, posta probabilmente nel segno amico dei gemelli. Andando un po' più a sud, magico l'itinerario da compiersi in coppia per una meta di romanticismo assodata, la zona della Turchia e della sua capitale la misteriosa Istanbul, Scorpione. È qui che si può liberare l'anima bilancina più sensibile e autentica, attratta dai richiami di una bellezza non convenzionale. Lavoro e denaro? Due punti: approfittate dell'assenza del partner e dei figli per uscire circospetti ad acquistare loro qualche regalo, tassativamente segreto. Li nasconderete in fondo al guardaroba degli abiti estivi, così a nessuno verrà in mente di frugare. Gara sportiva o di ballo per gli irriducibili della palestra? Quanto al cinema, ai concerti, in dicembre li trovate malinconici, troppo Natale nell'aria e dopo un po' il troppo stroppia. Buona idea rintanarvi in cucina e preparare una bella torta al cioccolato, in sua compagnia, finché dura e nel piatto non rimarranno solo briciole, vi sentirete quasi euforici. Vi ritroverete a discutere, vostro malgrado, con persone non molto facili da soddisfare. Soprattutto se lavorate nel campo del commercio o della vendita al dettaglio. Tutto si risolverà per il meglio. Benessere. Due punti: espressione corrucciata, specie dopo uno scontro con l'amato bene o con il mondo, che contribuisce a rendervi ancora più chiusi e scocciati. Per ritrovare il buon umore datevi ai vostri hobby e regalate tempo alle vostre passioni. Immaginare, costruire, creare hanno un notevole effetto terapeutico, specie su soggetti nervosi alla ricerca di se stessi. Lasciate stare le sfide con gli amici, se prevedono sport di una certa intensità. E dedicatevi ad attività più tranquille e rilassanti, anche una passeggiata oppure riprendete un hobby messo in naftalina. Per lei, in giro a fare acquisti natalizi, e per i vostri figli che vi fanno arrabbiare quest'anno niente giochi, né dolci o abbigliamento, libri, divertenti ma anche istruttivi, la prenderanno come una punizione ma poi, prendendoci gusto, apprezzeranno. Per lui, insistere nelle storie di cuore non vi piace, se l'oggetto delle vostre brame vi guarda con distacco, come se foste lontano anni luce dai suoi pensieri, il discorsetto che vi eravate preparati ve lo ricacciate in gola, forse non è il momento o forse non è la donna giusta. Colore delle emozioni, verde bottiglia. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.